dentro questo spazio ci sono tanti punti, infiniti direi, tantissimi. Io devo trovare il punto e l'orientamento che lei stessa può prendere maggior energia, e poi un altro punto dove la scarica completamente. Stasera non hai niente da fare, vero? Cioè, adesso glielo spiego. Ok? Quindi diamo un'unità di misura, facciamo che mezzo quadrato è un'unità di misura, ok? Tanto così, una spanna. Ah, ecco, grazie. Prego. Quindi lo possiamo fare più grande. Facciamo che un piede è un'unità di misura, quindi l'origine facciamo che parte da qui. Quindi da qua fino a qui, fino a qua. No, facciamo un'unità di misura del piede. Quindi allora, io parto con un piede qua e devo trovare l'asse delle X e delle Y per trovare il punto dove io prendo, dove lei prende maggior energia, risorse vitali, ok? E poi il relativo orientamento. Quindi adesso per fare un esempio, se io voglio trovare un punto più positivo per me, migliore, quindi pongo mentalmente al pendolo questa domanda. Questa è la scissa del punto più favorevole per me entro questo spazio? Mi gira e dice no. Poi, quest'altro punto? No. Quest'altro? Sì, no. Quest'altro? No. Quest'altro si comporta diversamente. Come mai? Devo capirlo. Allora, ripartiamo da capo. Allora, ripeto, io devo trovare, facciamo così, così più chiaro. C'è un vero sforzo che entra la leggenda, se ti serve. Delimitiamo il nostro spazio. Il nostro spazio è questo. Allora, la stessa cosa possiamo farlo col test kinesiologico. Prima lo facciamo col test kinesiologico e poi radiestesico, ok? Quindi allora è importante capire cosa dobbiamo trovare. Dobbiamo trovare dei punti che il nostro piede, allora il nostro piede è l'unità di misura, quindi se partiamo l'origine 0 qua, quindi qui è 0, qui è 1, qui è 2, 3, ok? Poi una volta che abbiamo trovato la nostra scissa, partiamo con l'ordinata, quindi lo 0, l'1, il 2. Noi dobbiamo testare punto per punto per arrivare al punto, all'intersezione che manifesta il punto più adatto a noi, cioè il punto più positivo per noi, entro questo spazio. Ok? Perché se faccio un altro delimitazione, un altro spazio, facendo lo kinesiologico. È chiaro fin qui? Posso chiedere? Sì. Ma quella, cioè, solo con quell'utilizzo di una pietra, quella lì cos'è? Sì, un quarzo vialino bianco. Quindi, cioè, influisce anche il tipo di pietra su sì, questo? Sì, perché questa è un quarzo bianco, quindi neutro, se fosse anche quello. Il filo per dire, no? Allora, diciamo che l'argento è un ottimo conduttore. Ok? Quindi c'è anche il materiale, cioè nel senso uno sì. Può usare qualsiasi cosa. Sì, no? Per esempio la spirale aiuta ad accumulare energia, quindi il radiestesista quando userà questo tipo di pendolo sarà potenziata la sua vibrazione e la sua sensibilità per entrare in sintonia con un qualsiasi corpo, pensiero, azione, intenzione. Mm.
comunque puoi uscire anche con un altro tipo di pendolo, cioè, con una catenina d'oro, col pendolino per dire. La catenina d'oro con anello, sì. Ah, sì, ma sembra che puoi usare qualunque strumento. Quindi non è che il braccio, per esempio, che va da solo, quindi non ti state a finalizzare con uno strumento. Poi hai una sua importanza secondo il tipo di lavoro che fai. Sì, esatto. Però fondamentalmente credo che per questo riesci a fare benissimo anche con altro. Allora, il discorso cos'è? Ammettiamo che questa è la nostra camera da letto. Noi dobbiamo trovare il punto migliore dove dormire. In una casa già esistente. Quindi immaginiamo che abbiamo già una stanza con queste che è posta proprio in questo punto. Dobbiamo trovare il punto e l'orientamento di dove noi stare. Perché dove noi stiamo è importante. Se noi stiamo 8 ore al giorno, un terzo della nostra vita sempre in una certa posizione, e lì se c'è un punto a noi nocivo, quando si dorme siamo siamo molto vulnerabili a tutte le vibrazioni circostanti. Ecco, però diciamo che non esistono energie e vibrazioni positive e non esistono energie negative per noi, esistono solo quelle che noi abbiamo bisogno. L'unico modo per saperlo è attraverso l'esame radiestesico o kinesiologico. Okay? Ok? Non l'avevo convinta. Ok, allora proviamo a fare attraverso l'esame muscolare, se gentilmente. Ma il punto non ha un orientamento, no? Troviamo un punto. Una volta trovato il punto, dobbiamo trovare l'orientamento. L'orientamento lo dobbiamo avere per forza attraverso l'esame kinesiologico, oppure magari lui lo facciamo girare col braccio così, quando va giù, ecco, è questo l'orientamento. Allora, ha capito? Allora, il punto, diciamo, sull'origine. Esatto. Ok, allora, adesso dobbiamo trovare l'ascissa del punto migliore per lei, ok? Il punto migliore. Allora, al 3, eh? Allora, vediamo innanzitutto positivo e negativo, perché ho visto che lei. Allora, al 3, testiamo il positivo. 1, 2, 3. Ok, questo è positivo. Adesso testiamo il negativo. 1, 2, 3. Ok, quindi se è forte negativo, se è debole positivo. Allora, adesso, è questo il punto della scissa, il punto da scissa? Del punto più adatto a me? Al 3, 1, 2, 3. No, faccio un passo avanti. Okay. Vediamo al 3 se è questo. 1, 2, 3. È questo, giusto? Perfetto. Allora adesso lei il tallone lo tenga fermo, faccia così e andiamo lungo questa linea. Ok? Al 3, 1, 2, 3. No, faccia un passo avanti, al 3, 1, 2, 3, no, faccia un altro passo, ok, al 3, 1, 2, 3, no, prossimo, al 3, 1, 2, 3, no, al 3, 1, 2, 3, no, avanti. Al 3, 1, 2, 3. Ok, fermo. Allora, dove c'è il suo tallone? Lo vede? Adesso lei stia fermo, Non si muove, non si muove. Adesso lei dovrebbe fare questo movimento piano piano, quando glielo dico io però. Così dovrebbe girare su se stesso piano piano, tenendo fermo il tallone, tenendo forte qua. Ok, quando va giù abbiamo trovato l'orientamento, quindi faccia magari il giro di qua, è pronto? È questo? Ritorni indietro, perfetto, eccolo qua, perfetto, perfetto. Allora adesso si metta perfettamente, scusi, sposti un po' più di là, no, il piede lo sposta, questo lo sposto? Sì.